Oh, buongiorno ragazzi, eccoci con il risveglio del sabato mattina. Oggi vi presento velocemente un gioco della Rock Ola abbastanza interessante che si chiama Mermaid. Allora, partiamo. In pratica è una versione un po' diversa di Swimmer, non so chi conosce quest'ultimo, di Taito. Così cambiate fronte del vento. Ecco qui, le virate non sono per nulla facili, come potete vedere. Parliamo del 1982, ragazzi. Questo era, ecco, dovete farle tenendo premuto il tasto, cioè non gira se non. Ok. Se uccelli danno un sacco di fastidio, dovete girare. È molto macchinoso, però una volta che avete preso il controllo, ok, questa è una corrente che accelera. Seguirla tutta non è per niente facile perché questo problema della vela a destra e a sinistra. Ok. Bellissimo, un cimitero di navi, una cosa bellissima. Ah, ho sbagliato lato. Ok. Ce la passare, sì. Ok. La monetina è lontanissima, ragazzi, è inutile che ve lo dico. Naturalmente non ci sono boss di fine livello, c'è soltanto la fine della gara. Sono sesto. Le raffiche di vento sono terribili. Ok. Insomma, non è buono per la storia dei videogiochi. Facciamo tutt'altro che giocato. Ok, adesso andiamo già un pochino meglio. È importante anche, è vero che come dicono alcuni vi dovrei presentare soltanto giochi famosi perché prendono più like, prendono più, ma se devo dirvi che sono divertenti più di questi, non è che me la sento molto, eh. Molti sono famosi semplicemente perché da noi sono arrivati e alcuni non sono arrivati, sono rimasti nelle loro nazioni di origine, come gli Stati Uniti o il Giappone. I giochi ne sono usciti molti più di quanti per. Oh, porca miseria, un sasso. Ok. Ah, no, no, aspetta, sono ancora vivo. Ale, mi hanno pappato gli squali. Immagino che questi fossero sassi, quindi. Rimanere dentro questa corrente è difficilissimo, c'entra da. Ok, è andata. Ok. Ma com'è che non risale sulla tavola? Io non ho capito. Ok, game over. Facciamo un'altra partita, giusto per sciogliere un po' le dita, poi. Ah, c'era il continue, pensa un po', si poteva continuare nel 1982. Ok. No, non ci interessa continuare, quindi mandateci avanti il gioco. Ok, che bella riproduzione del mondo.
come vedete 1982 Rock Ola. Andiamo. Certo, se riuscissimo a capire come risalire sulla tavola non sarebbe male. Ecco gli uccelli che danno fastidio. Perfetto, crash perfetto. Abbiamo cominciato già malissimo. Abbiamo perso la vita esattamente dove l'avevamo persa prima. Ok, stavolta l'abbiamo scansato. Posso anche rallentare, sono io che sto andando molto veloce perché... Ok, riprendiamo la corrente. Coordinare il movimento non è per niente facile, manco difficile se per questo. Ok, abbiamo percorsa. Sono quinto adesso, ma... Non ho capito il rank come si stabilisce. Ok. Quarto, però. Bene. Vediamo se mi dà un po' di bonus. Niente, nemmeno stavolta. Ok, il diagonale è molto più proficuo quando si utilizza. La moneta di cartone è molto lontana, quindi mamma mia, questi fondi blu pieni di tipo bucket. Ma allora non è che c'erano molte possibilità, eh? Parlavo ieri, leggevo un commento di un collega al mio long play di Rock and Wrestling che diceva che il programmatore in realtà avrebbe voluto inserire la folla, ma non c'era possibilità. E ci credo assolutamente a questa cosa, perché... E niente, siamo andati a finire acqua nuovamente. Oh, l'abbiamo ripreso stavolta, vai. Ok. Quarto anche questa volta, va benissimo. Level design non è malissimo verso un gioco d'82. Punti niente manco stavolta. Una vita manco a parlarne. Mamma mia, mo gli scogli ci mancavano. Ecco qua. Il vento mi ha buttato sugli scogli, perfetto, annegato, decisamente annegato. Andiamo avanti. Ale, finito di nuovo sugli scogli, va bene. E Rock Ola Mermaid 1982, spero di avervi dato un buon buongiorno e ci vediamo in diretta più tardi con le cose un po' più corpose. Intanto, buona giornata.